La donna del sì è il titolo dell'ultimo libro di Don Valentino Salvoldi. Ma come mai parlare della Madonna? Qual è il messaggio che vuole dare? La Madonna è il meglio dell'umanità. Ogni volta che si parla di lei, oltre a elogiarla per quello che è la madre di Cristo, ha vissuto in intimità il privilegio di portare suo figlio nel grembo. Il sangue della Madonna è diventato il sangue di Cristo. Questa donna che ogni volta che aveva in mano suo figlio, gli dava il latte, poteva pensare il mio latte diventa il sangue di Dio. Ecco, oltre a elogiare lei, questa donna, io penso che tutte le cose belle che si dicono di lei si dicano di noi, perché anche noi nel progetto eterno di Dio siamo stati concepiti immacolati. Anche noi abbiamo un destino eterno di gloria quando saremo assunti con il nostro corpo in cielo. Quindi elogiare la Madonna vuol dire elogiare l'umanità. Questo è il primo di quattro volumi, ma come si differenzia dai prossimi e di cosa parlerà in futuro? Io penso che la vita della Madonna possa essere riassunta con quattro verbi: fiat, magnificat, conservabat, stabat. Fiat, la donna del sì, la donna che si abbandona completamente a Dio. Magnificat, la donna che canta, che danza, l'anima mia magnifica il Signore. La donna che conserva nel suo cuore la parola eterna, la donna che sta accanto ai piedi della croce. Allora, ho cercato di raccogliere le preghiere più poetiche, le più belle di tutti i secoli, dall'inizio ad oggi, aggiornandole anche con illustrazioni che spero molto belle, l'arte e la poesia al servizio del canto di questa umanità che ha bisogno di lei, Maria, per fare un passo di più verso Dio. Vedete, andare direttamente a Dio, la gente ha un po' paura, ma accostandosi alla Madonna, sente di essere vicino a una madre che incoraggia a danzare la vita, a dire di sì. Ecco, la donna del sì. E il messaggio che vorrei dire, rivolto soprattutto alle donne, a quelle ancora giovani che hanno magari paura a concepire un figlio, dalle esperienze che ho in giro in tutto il mondo, mi si dice che niente di più bello che avere l'esperienza della maternità. Quindi, nel parlare della Madonna, che col suo sì diventa madre, voglio rivolgermi a tutte le donne, elogiandole per il privilegio che hanno di mettersi al servizio della vita, incoraggiandole a non aver paura, c'è una provvidenza e l'esperienza più bella che farà dire loro sì a Dio, sì alla vita, sì alla loro maternità.